credo dopo 6 o 7 anni che non l'abbiamo vista funzionare, finalmente ha ripreso a funzionare, ma questo è l'inizio, perché poi a breve inizieremo anche a fare le altre fontane. Piazza De Ferrari dovrà diventare la piazza più deve essere la piazza più importante di Genova, il biglietto da visita, e non ci possiamo permettere invece di dare un'immagine di una piazza abbandonata. Fino ad oggi le fontane spente davano questa immagine qua, adesso cambiamo. Dopo un po' di anni di funzionamento si sono evidenziate le perdite, che da una parte creavano problemi alla sottostante stazione della metropolitana e comunque infiltrazioni d'acqua, e dall'altra davano luogo a un grosso consumo di acqua e quindi a ingenti spese per l'amministrazione. L'intervento tecnico è stato progettato e realizzato da Aster per ripristinare la normale funzionalità di una delle fontane laterali. È stato completamente rimossa la pavimentazione, ricreata l'impermeabilizzazione e ricostruita la pavimentazione. Inoltre è stato rivisitato tutto il circuito idraulico sottostante, è stata rifatta completamente la canaletta di raccolta delle acque. Oggi possiamo essere sicuri che l'impianto è a riciclo al 100%, cioè che tutta l'acqua che gira nella fontana viene riciclata e non c'è dispersione. Il futuro prossimo, intanto, con la compatibilità degli aspetti economici, che comunque sono assolutamente risolvibili, di iniziare a fare anche le altre due parti della fontana, perché questo è un terzo, dobbiamo arrivare a concludere tutte le opere. Poi c'è un progetto che stiamo portando avanti di illuminare la parte del ponte monumentale di piazza Via 20 Settembre, lato De Ferrari, che andrà un po' a concludere tutto un percorso di riqualificazione del centro per dare l'importanza, come ho detto prima, giusta alla parte più bella di Genova.